Diego, thank you for coming. Calvati di Europa, lo dire mondando, che non so come si chiama, perché non c'è scritto da nessuna parte che la signora non mi ha fatto lo scontrino del cappuccino. Allora del tramonto, un vecchio seduto su una sedia messa fuori dalla porta fuma e quattro uomini dentro giocano a scopa. C'era in giro ancora un quattro, si lamenta uno. Un vecchio in piedi prende un frizzantino. La signora, abbassandolo, finisce un bottiglione e correttamente, dato che manca un dito, per colmare il bicchiere ne apre un altro. E bevuto in fretta il primo frizzantino, forse per trovare un nuovo bottiglione, il vecchio fa un altro giro. Fa un altro giro ancora più giovane, che beve vino bianco con Aperol. La signora dice che fa ancora molto caldo in questo 29 agosto. E l'uomo risponde, meglio, vuol dire che l'estate non è ancora finita. Arriva un uomo da fuori, con un bottiglione vuoto, e lo cambia con uno pieno. Al tavolo della scopa giocano ancora parlando piemontese. Che è la Lusanerma? Il cappuccino è un cappuccino da altri tempi, è troppo caldo, niente schiuma, sa il caffè latte delle suore, però mi va bene, lo bevo lentamente. Deve essere una strana combinazione, un cappuccino qui, all'ora del tramonto, per di più. È tutto molto quieto, è tutto molto quieto. Io sono qua e ho mediamente la loro stessa età, ma non c'entro. O forse è solo una mia idea che non c'entro. Il mio motivo per essere qua è allora inconfessabile, ma l'eventuale confessione non desterebbe nessun interesse né curiosità, dunque non c'è problema. Tra poco la signora chiuderà. I quattro della scopa rincaseranno in qualche casa. Chissà se qualcuno di loro è felice. Forse il loro segreto è che semplicemente tutto questo non ha importanza. Buona giornata della poesia a tutti.